destra il Monte Pellegrino, con la sua elegante linea in piena luce. A sinistra la lunga distesa della costa, rotte da baie, penisolette, promontori. Nuovo fascino aggiungeva un quadro. Bellissimo Palazzo de Seta, non so se l'avete visto da dentro, è meraviglioso anche se abbandonato. De Seta era un nobile. Qui ci troviamo davanti a Porta dei Greci. Porta dei Greci costituiva uno degli ingressi al quartiere della Calza, che ai tempi degli anni. Dei bianchi, il nome prende è relativo proprio alla tunica che indossava questa confraternita, si occupavano di tenere i condannati a morte nei giudizi.